Ciao ragazze e benvenuti a questo nostro incontro della domenica. Argomento di oggi, i filtri solari. In tanti mi state chiedendo cosa posso usare, cosa consigli, come mi devo comportare al sole. Veniamo subito al panorama cosmetico dei filtri. I filtri solari devono essere sempre fotostabili, non fototossici e ad ampio spettro, cioè efficaci per proteggere la vostra pelle nei confronti sia dei raggi UVA che dei raggi UVB. Detto questo introduce il perché abbiamo scelto di inserire nelle nostre formule una sinergia di filtri chimici e filtri fisici. E ora, essendo il nostro un progetto certificato naturale, capirete benissimo che invece i solari non sono certificati naturali, perché abbiamo fatto questa scelta di combinare filtri fisici e filtri chimici? Andiamo subito a vedere questi filtri fisici, che sono quelli certificabili naturali. I filtri fisici, l'unico che solitamente quelli più usati sono l'ossido di zinco e il biossido di titanio, l'unico riconosciuto dalla regolamentazione europea, quindi presente nell'allegato 6 come filtro solare, è il biossido di titanio. Quindi, perché non abbiamo usato il biossido di titanio da solo senza aggiungere dei filtri chimici? Per un semplice motivo: i filtri chimici, fisici, scusa, cioè quelli minerali, conosciuti come minerali, se usati così come nascono, così come vengono di solito messi in formulazione, fanno una patina assolutamente bianca. Quindi sulla pelle sono esattamente come la pasta fissa che mettete sul sedere dei bambini per quelli che hanno già avuto dei bambini. Ovviamente questo non rendeva i prodotti vendibili. Allora l'industria cosmetica cosa ha fatto? Ha micronizzato i filtri minerali. Micronizzando i filtri minerali, vi garantisco che gli effetti nella pelle, non solo in termini di protezione, ma soprattutto in termini di salute, non sono assolutamente benefici. A tal proposito c'è una ricerca del 2009, chi è interessato mi può scrivere o lo posso mettere nei commenti, quindi che testimonia questo tipo di effetto collaterale importante. Quindi l'obiettivo di un solare deve essere sempre quello di garantire sì una protezione, assolutamente mai un danno. Quindi non può essere un prodotto che noi acquistiamo per proteggerci, esso stesso fonte di danno alla salute della pelle. Vorrei fare un'altra precisazione. Come dice lo stesso professor Monti, che a mio parere è veramente un illuminato, che questa abitudine di prescrivere sempre e comunque questi filtri solari, ecco, dovrebbe essere un attimo rivista. Perché? Oggi le persone, col fatto che tanto hanno addosso una protezione 50, una protezione 30, quindi si sentono in qualche modo protette, si sentono autorizzate a trascorrere sia loro che i loro bambini, il resto della famiglia, intere giornate in spiaggia sotto il sole. Ecco, sappiate che nonostante la protezione, non siete al sicuro da eventuali problemi seri sulla salute della vostra pelle, per la salute della vostra pelle. Quindi questo non impedisce di sviluppare, ad esempio, un melanoma, non impedisce alla vostra pelle di avere una forte infiammazione, un carico di radicali, un innalzamento delle metalloproteasi, quindi di quegli enzimi che distruggono prima del tempo il vostro collagene e la vostra elastina, portandovi un invecchiamento precoce. Le stesse mie amichette macchiate, come ero prima io e come comunque ancora faccio attenzione, sanno benissimo che il solare da solo non basta per proteggere la macchia dall'eventuale scurimento. Quindi, ecco, sì ai solari, sì ai solari buoni, sì ai solari solo se necessario, quindi se trascorriamo del tempo all'aperto, e ricordatevi che comunque il solare da solo non è efficace per proteggere in modo globale la vostra pelle. Quindi il fatto di avere il solare, vi prego, non vi lasci tranquille, anche se è in assoluto il migliore del mondo. Ecco, non sarà sufficiente per proteggere la vostra pelle da eventuali danni. Quindi, nonostante il solare, stateci nelle ore corrette e non rimanete alle una a mangiare sotto il sole. State sotto l'ombrellone o sotto una palma fantastica o state in pineta, insomma, mettetevi all'ombra.
Un abbraccio, alla prossima e buona estate a tutte, anche se ancora manca un po', però ecco, bisogna prepararci prima a queste cose. Alla prossima!